È da tanto tempo che non ci vediamo, vero? Già, Vieni qua. Ma arrivo. dove siamo? Ci siamo trasferiti. No, Abbiamo cambiato casa. sicuramente location. Scusa, ma io sono bassa. Detto ciò, dobbiamo svelarvi dove siamo. Torniamo col botto. Col super botto. Dai, più o meno. Si è capito? Si è capito? Si è capito? Iniziamo dal tour della nostra cabina. Bene, questa è la nostra porta d'ingresso e troviamo qua l'armadio. Due ante, tre ante. Beh, semplice armadio. Ovviamente non è grandissima, insomma, è una cabina. Quindi bagno, bagnetto con tanto di doccia. Ecco qua, aspetta che entro. Doccia. Vabbè, WC e specchi, 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 sì, ci sono io. Specchi, 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 lavandino, 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 bicchieri e tutto quello che insomma abbiamo bisogno, tranne il bidet, ovviamente, non c'è il bidet. Poi andiamo avanti, qui c'è un Christian, Salve. qua c'è appunto il letto che è comodissimo, qui c'è un quadro fantastico, qui ci sono mille cuscini, Sì, finalmente. infatti, Fammi vedere anche comodo, dai. come ti metti. Ah, vita, non morì mai. Mamma mia, veramente. Teli ovviamente per la piscina, poi lì c'è una piccola TV dell'800, vabbè. Uno specchio, un altro quadro. Mi piace lo stile, sai? Sì, molto carino. Poi qui vabbè c'è una poltrona con tutte le mie cose, tavolinetto, altro specchio. Vabbè, così e il pezzo forte. Ta-da-da-dam. Abbiamo preso quella col balcone perché è, diciamo, la cosa più bella, ok? Quindi abbiamo una sedia, un tavolino, un'altra sedia e La vista ragazzi, fantastica. la vista! Adesso esco così la vedete. Anche se fa un caldo bestia e ci sarà casino. Allora, guardate che bello, siamo a Portofino, Genova. Degli eventi, guarda che bello Dei dietro, luoghi. guarda che bello dietro. Bello, bello. In realtà abbiamo tutti bisogno di una crociera, assolutamente. Oggi Shakespeare. Io ho dei capelli orrendi perché dovete sapere che in crociera non potete portarvi piastre né ferri per capelli, niente. Infatti io sto schifosissimamente
messa male, non me ne frega niente. Va bene lo stesso, domani li lavo e torneranno lisci come sempre. E praticamente non potete portare nulla, però c'è la parrucchieria. Ma ora voi ditemi, no? Questo è il mio balconcino, il nostro balconcino. Dormire e guardare sta roba qua, o meglio, rilassarsi e guardare questa roba qua, a me fa impazzire. Scusate questo rumore molesto, è il bagno che fa un risucchio pazzesco e Christian ha distrutto la nostra poesia in 5 secondi. Però guardate che meraviglia, cioè è veramente meraviglioso, stupendo. Allora, ho filmato poco finora le nostre belle facce perché ci stiamo rilassando e stiamo prendendo il sole e stiamo tanto bene e quindi, insomma, mi dimentico di vloggare anche perché è una vita. Non vi ho fatto vedere le mie unghiette che ho fatto apposta per la crociera, ovvero che ci dicono con tutto e sono biancolatte, lo chiama biancolatte. Che vuoi di più? Spettacolo. Voglio niente di più. Io non voglio niente di più. Vorrei stare qua per sempre. Ah, ma non si può. E vabbè. Comunque ho preso un sacco di sole. Non so se si vede, ma sono veramente scura. E io sono una donna fortunata. E indovinate un po' che cosa è successo il primo giorno di crociera? Indovinate, dai. Mi è venuto il ciclo. Che culo. Vi faccio vedere che cosa ho preso a Marsiglia. Allora, vi spiego. A Marsiglia ovviamente si compra il sapone, per forza. Questo è per me, ho preso Monoide Tahiti, è buonissimo, è al latte d'asina, bio. Ma ragazze, è, cioè, veramente, non, ovviamente non sentirete il profumo, ma fidatevi, se conoscete il Monoide Tahiti, pensatelo all'ennesima potenza, è buonissimo. Poi ho preso questo al gelsomino e questo qua invece è con olio d'oliva di Provenza. Anche questo buonissimo, buonissimo. Mamma fa la collezione delle calamite, quindi mi ha detto me ne prendi una in ogni città. Benissimo, quindi Marsiglia, eccola qua. Calamitina per mamma. Poi ho preso, questa è la rosa, e c'è anche il sacchettino con la lavanda per profumare appunto gli armadi, gli ambienti, quello che vi pare. Questa qua è appunto alla rosa, questo qua è al mandarino con la stessa cosa, appunto lo stesso sacchettino. Questi sono stati gli acquisti di Marsiglia. E niente ragazzi e ragazze, stasera c'è la serata di gala, quindi ci dovremmo vestire tutti carini, carini, imbellettati, truccati, eccetera, eccetera. Io mi sono appena lavata i capelli e stasera cena di gala. Poi, casomai, vi metto qualche foto, qualche... Sarà un purpurri di crociera. Belle gioie. Christian sta cercando di mettere la cravatta. Senza successo. Ovviamente. Mi sono dimenticato di mettere la cinta, quindi mi cascano i contorni. Io sono pronta. Cosa sei pronta prima di me? Impossibile. Questi sono gli orecchini di mamma, gentilmente offerti. Trucco, parrucco. E questo è il vestito. È un vestito del matrimonio di mia cugina. Bellissimo, lunghissimo. Stupendo, sta un po' lungo queste scarpe, ma ecco qua. Ma ragazzi, io tirerò su. Comunque è molto carino. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ci siamo. Un attimo, adesso giusto
molto bello questo completo, mi piace tanto. Bene. E qua c'è sempre il mare comunque. Ho capito? Sembra che ti devi risposare. E la connessione è andata. Passaggio 5. C'ero la cravatta, quanto bello sto vestito, è adorabile, non è stupendo? A destra, a sinistra, gira, è qua, qua. Ecco, su, vai, su, e adesso passi dentro quello che hai fatto. Capito? Sì. Oh. Cristian, stavolta con chi ti sposi? No, no, basta matrimonio. Ti giri? Ci fai vedere? Sì. Mi piace? Sì, ci piace. Quindi? Ma non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Se metti 0,5... Ma siamo zoomati. Siamo zoomati. No, non era zoomata, era normale. Vabbè. Eccoci ragazzi. Perfetto. La strana coppia. Ciao. Ciao. Siamo alla festa. Alla serata di gala. Alla serata di gala. Cristian è molto bello. Grazie. Cristian è molto bello. Sì, ecco, non capisco perché ora non siamo più zoomati, ma va bene. Perché hai zoomato indietro? Io prima non ho zoomato indietro, comunque questi siamo noi. Buenos dias, no, buenos dias. Yes. Cristian, che palle. Sei alto. Siamo a Malaga. Malaga. Capito Malaga. Dove siamo? Malaga. A Malaga. E qui siamo su una fortezza, giusto? Sì. Cos'ha quell'affare lì? Boh. Punto di osservazione. Ah, punto di osservazione? Ormai fammi andare nel punto di osservazione. Oh madonna, non c'entro. Mira. Miro che il telefono non mette a fuoco. Aspetta. Ecco il punto di osservazione. Allora, siamo in camera, io sono tutta completamente vestita perché c'è un'aria condizionata e chi di voi ha fatto la crociera lo saprà, c'è l'aria condizionata a palla e è lo stesso motivo per il quale tengo praticamente aperto, così entra un po' di caldo.
Vi volevo far vedere che cosa ho comprato oggi. Siamo stati a Malaga. Bellissimo, bellissima, stupenda. E ho preso due cosine carine, carine. Guardate, sono delle ciotole fatte con il cocco. Quindi ho preso questa, bellissima, dentro arancione. Piccolina, sembra enorme ma è piccolina. Vedete? È come una mano più o meno. E poi ho preso sempre uguale questa qua, che è azzurra. Bella, ecco qua, tutte e due. Per me ho preso questo, sono andata fuori di testa quando ho visto il libricino, il taccuino di Picasso. Bellissimo. Voglio vedere un attimo dentro com'è fatto. Grazie. Guardate che carino. C'erano tantissime cose con questa foto, diciamo, con questa riproduzione. Oh, che bello anche dentro. Che bello. Eh sì, sono bianche, però io preferisco. Che carino, anche dentro c'è. Bello. Mi piace un sacco. Qui che cos'è? Ah, ok, tipo piccola agendina. Bella, 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 bella. E poi ho preso delle calamite che però non faccio vedere perché sono regali. E quella per mamma ve la posso far vedere invece, perché mamma vuole una calamita, ve l'ho già detto, probabilmente da ogni posto. E Malaga è stata, ce la posso fare, eh? Ok. Ho preso questa appunto con Picasso che dipinge. Ciao da Siviglia. Ciao. Stavo giochicchiando un gioco stupido nell'attesa. Questo teatro è bellissimo. È veramente sì, vabbè, però io mi avvicino, tu mi tagli fuori dall'inquadratura, va bene lo stesso. Va bene, va bene. Guardate. Sì. La mia fronte con le rughe, guardate. Vabbè, adesso le giro, comunque okay. È bellissimo, mi sembra uno spettacolo diverso. Benvenuti ad Alicante, che bella. Dice mio marito che si fa i selfie. Guardate che bella, siamo su un castello infinitamente alto e grande, si sente perché non respiro più. È salito una marea di scalini e niente, si vede tutta la città d'Alicante, che
che stupenda. Ma volevo andare qua. Questo è un castello meraviglioso. Guardate che bello, si vede tutto. Molto bella Alicante.